Basta, sono in crisi, adesso mi prendo tutte le goccine! Ma cosa stai facendo? Sì, sei stressata, ma lo sai che le gocce creano dipendenza? No, Simona, per una volta faccio la cosa giusta, sono gocce di CBD. Ah, cannabidiolo. Ne voglio parlare in questo video perché è interessante. Ciao amici, pensando a questa situazione stressante, con tanto di reclusione forzata, mi dicevo, ma bisognerà iniziare a occuparci dell'impatto psicologico della quarantena sulla nostra vita. L'isolamento sociale, l'incertezza, la paura causano stress, tensione e ho già iniziato a parlare dell'atteggiamento migliore per superare l'ansia in modo costruttivo. Ma tante volte la sola forza di volontà e il pensiero positivo non bastano, soprattutto in momenti come questo. È vero, ci vuole un aiutino che aiuti anche fisiologicamente a ritrovare equilibrio. Uno dei prodotti che preferisco per questo scopo è proprio l'estratto di CBD. Ma sai che le persone pensano? E cosa pensano? Pensano che... Ah, perché è estratto dalle piante di cannabis? Chi dice qualcosa parla in base a un preconcetto o per scarsa informazione o per paura di qualcosa che in realtà non conosce. Chi lo conosce e si è documentato scientificamente sa che il CBD è estratto dalla pianta di cannabis ed è l'acronimo di cannabidiolo, una delle 100 e più sostanze presenti nella specie di cannabis sativa, ma sa anche che non ha effetti psicotropi, non agisce sulle funzioni psichiche. Potete dormire sonni tranquilli. Anzi, il CBD aiuta anche a dormire meglio. Il CBD è considerato sicuro dalle autorità sanitarie e si trova in libera vendita in tutta Italia. Tra le formule più efficaci per assumere il CBD c'è l'olio, che all'inizio dell'anno è stato indicato anche da Google come trend certo del 2020, sicuramente grazie ai suoi effetti benefici e completamente sicuri. Vediamo adesso a cosa serve e come usarlo in forma di integratore alimentare. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il CBD ha il potere di regolare l'equilibrio del sistema nervoso centrale e periferico. Ci sono sempre più studi scientifici che lo attestano. Per esempio, uno studio pubblicato dal Neurochemical Research ha dimostrato come il CBD agisce sulla trasmissione della serotonina, sostanza fondamentale per la regolazione dell'umore, e aiuta ad attenuare e ridurre i sintomi di ansia, panico e depressione. Anche il British Journal of Pharmacology ha pubblicato uno studio che mette in relazione il CBD con la dopamina, il neurotrasmettitore associato all'euforia, al senso di appagamento e alla creatività. Questo rende il CBD un eccellente ansiolitico e antidepressivo naturale, con alcuni vantaggi rispetto ai farmaci chimici come la rapidità con cui agisce, la mancanza di effetti collaterali e soprattutto non crea nessuna dipendenza. Un altro studio scientifico eseguito dal Dipartimento di Studi sulle Psicosi del King's College di Londra, pubblicato su Psychopharmacology, una rivista scientifica molto prestigiosa, ha realizzato che il CBD ha effetti antipsicotici e ansiolitici che mitigano gli effetti dannosi dello stress. I risultati parlano chiaro. Ah, ma gli piace proprio questo CBD agli scienziati? Lo provano pure? Il CBD agisce come antiansia, antidolorifico soprattutto per i dolori del ciclo e i dolori muscolari da contratture, antidepressivo, aiuta il sonno, è antinfiammatorio, è antiossidante, antispastico, antiepilettico. Ora immagino che vogliate sapere qual è il prodotto migliore, perché ce ne sono di diversi tipi. Per esempio, l'olio di CBD può andare dal 2% fino al 30% di principio attivo di cannabidiolo. Che differenza! Eh sì, non tutti i CBD sono uguali, è un po' come l'olio di oliva, non ce n'è uno uguale a un altro. Ce ne sono di buona qualità e di bassa qualità, più concentrati e più leggeri. Nel caso del CBD una percentuale più alta è più concentrata, quindi è indicata per usi più specifici, mentre una percentuale più bassa è indicata per un uso generico di prevenzione e mantenimento. Beh, adesso ti faccio la domanda da $1 milione. Fammi indovinare, vuoi sapere se consiglio un prodotto specifico? Esatto!
Allora, sapete che prima di consigliare un prodotto voglio essere sicura al 100% della qualità, provandolo di persona, così posso dare un parere sulla mia esperienza personale. In questo periodo ho usato quello di Vega Mega, l'e-commerce di prodotti sani e naturali che mi ha fatto provare il CBD e che gentilmente sponsorizza questo video. L'ho usato per me in diluizione al 10%, due gocce prima di dormire e cosa ho sperimentato? Una calma immediata come se avessi fatto meditazione. Più chiarezza mentale, ho dormito meglio, un sonno più tranquillo e rigenerante, mi sono svegliata più fresca e avevo meno pensieri angoscianti, che in questo periodo è facile averli, purtroppo. E anche in casa è stato utile per alleviare un dolore alla cervicale e un po' di malumore. Poi non vi stupite, l'ho usato anche per il mio cane. Mi sono documentata e ci sono molti studi scientifici sull'uso veterinario, quindi ero tranquilla. Ho un cucciolone di Golden Retriever e siccome la quarantena ha cambiato anche le abitudini dei nostri animali e possiamo uscire di meno, un giorno era molto agitato, quasi iperattivo, e gli ho dato una goccia di olio di CBD al 5% e si è normalizzato, si è ripreso istantaneamente, si è rasserenato. È stato fantastico! Nel sito di Vega Mega lo trovate con le diverse concentrazioni. Vi lascio il link al sito e ai prodotti. E se avete domande, sapete che potete scrivermi nei commenti. Come sempre per voi amici ho ottenuto uno sconto del 10% sul vostro primo acquisto, quindi fate una bella scorta di prodotti e usate il codice SIMO10. In descrizione ci sono i dettagli su come funziona e come usarlo. Andate a leggerlo, il codice sconto dico. Adesso condividete questo video e iscrivetevi al canale per seguire tutte le novità. Non dimenticatevi di attivare la campanella delle notifiche e se volete sostenere il mio lavoro di divulgazione, abbonatevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani con la naturopatia di Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Con Simona Vignali. Potete scrivermi nei prodotti. No. Oh.